Noi siamo stati determinati, presuntuosi, testardi. Determinati a restare in Calabria, a Reggio, città e provincia, perché spesso funziona così, lo testimoniano proprio loro, sia tra i palazzi belli del centro città che tra le campagne della provincia. Tiberio Bentivoglio e Gaetano Saffioti, persone diverse, imprenditori entrambi, settori diversi, storie molto simili, accomunate da due aspetti essenziali. Uno è quello di aver preferito comunque restare nella loro città. L'altro è di aver preferito scendere in campo, combattere e denunciare, ma guai a chiamarli eroi. Guai quando si fa passare una persona che denuncia il racket, l'estorsione, l'usura per eroe. È un danno gravissimo che si fa. Mi sembrerà un paradosso, una cosa molto eclatante, ma io non ce l'ho con i mafiosi. Io ce l'ho con chi sta dall'altro lato e non fa niente, o fa poco, o lo fa in ritardo, o lo fa male per contrastare questo fenomeno. Non amano il termine testimoni di giustizia, grave errore far passare per straordinaria una cosa che dovrebbe essere invece la normalità, sostengono i due imprenditori, chiamati ad intervenire dall'associazione culturale SNAP, acronimo di Senza Nulla a Pretendere. Non esistono zone grigie, ha esordito il presidente della SNAP, Aldo Libri. In questi casi si sta o da una parte o dall'altra. L'opera di legalità che deve essere effettuata dalle forze dell'ordine, precisa ancora Libri, sta nel rendere trasparente ciò che non è noto, ciò che viaggia ai piani alti della società. Facile intervenire sul noto, su quelle realtà di cui tutti sanno e nessuno parla. L'assist è per Gaetano Saffioti, imprenditore di Palmi, costretto a subire per anni l'onta di un'organizzazione che dalle sue parti rappresenta lo Stato e non l'antistato. L'andrangheta nella piana imperversa, ha ribadito il testimone di giustizia. Centinaia di milioni di vecchie lire versati nelle tasche del crimine solo per poter lavorare, per poter continuare a lavorare. Nella provincia di Reggio è tutta una catena di montaggio in cui non puoi permetterti di saltare nemmeno un passaggio, altrimenti nel giro di un amen arriva qualcuno a ricordarti come funziona, ha svelato Saffioti. Nei viaggi con i camion della mia ditta, è una delle rivelazioni dell'imprenditore palmese, per arrivare dai campi fino al porto di Gioia Tauro dovevo pagare il pizzo almeno 4 volte a 4 ndrine diverse per competenza di territorio, anche solo per passare nella loro zona. Questione di IVAM, imposta sul valore aggiunto dalla mafia, ironizzano Bentivoglio e Saffioti, imprenditori caparbi, uomini coraggiosi, testimoni di giustizia necessari, ma non chiamateli eroi.